Ciao a tutti, voglio parlare in questo video delle quattro personalità dei vampiri emotivi. Chi sono i vampiri emotivi? I vampiri emotivi sono quelli che anziché succhiarti energia, anziché succhiarti sangue, ti succhiano energia, ti succhiano emozioni. E lo fanno non dandoti nulla in cambio, perché in una relazione d'amore, ad esempio, certo, tu dai energia ma ne ricevi, quindi c'è un circolo di energia. Puoi vedere l'energia che entra e che esce, quindi, e anzi, ogni scambio di energia c'è un'amplificazione, perché prendi energia anche dall'universo. Il vampiro energetico invece ti toglie e basta. Il vampiro emotivo ti toglie e basta. E lo fa attraverso delle espressioni di personalità. E queste espressioni di personalità sono la personalità negativa manipolativa, che sono quelle persone che sono sempre, negative, questo non va bene, quell'altro non va bene. Cercano di attribuirti nella colpa e cercano di manipolarti, facendoti sentire inadeguato, facendoti sentire sbagliato. E in questo modo saresti intrappolato in queste situazioni e non avrai più occasione di venirne fuori e soffrirai veramente, veramente tanto. Per cui, nel momento in cui ti rendi conto che una persona è fatta così, devi staccarne. Per carità, nessuna rabbia, nessun rancore, ma semplicemente prendere le distanze. Quello che dobbiamo fare è semplicemente prendere le distanze. La seconda, personalità del vampiro emotivo è quella vittimistica, quella che è sempre lì a lamentarsi che le cose non vanno, che dicono che il mondo ce l'hanno con loro e ti fanno entrare in questo circuito. Se le persone vittime ti fanno sentire vittima e ti cercano come salvatore, succhiandoti senza darti nulla in cambio. Anche in questo caso, se ti rendi conto di avere a che fare con persone di questo genere, devi semplicemente prenderne le distanze, non fare nient'altro, ma semplicemente prenderne le distanze. E poi abbiamo le personalità narcisistiche e poco empatiche, quelle che pensano solo a loro stessi fondamentalmente, che in amore non ti sanno dare nulla, ma sono solo centrati su se stessi, ad esempio. E quindi anche in queste situazioni persone che manifestano un forte egoismo, manifestano una forte, come dire, una forte componente narcisistica eccessiva, amano solo se stessi e non riescono ad amare gli altri, ma poi in realtà non amano neanche se stessi perché una persona che ama veramente se stesso è in grado di vivere in armonia con gli altri. E quindi vedi proprio che chiedono, chiedono, chiedono e non ti danno nulla di fatto, ma proprio a livello emotivo, anche a livello affettivo. Anche in questo caso la soluzione è sempre la stessa, è quella di prendere le distanze, però bisogna prima rendersene conto, perché se non te ne rendi conto rischi di scivolare in una sabbia mobile da cui poi sarà difficile venirne fuori. E l'ultimo tipo di personalità è quella malinconica, un po' depressa, che è sempre giù di morale, che con questa sua malinconia ti avvolge e la malinconia è un po' come una sabbia mobile che prima o poi ti tira giù. Stare accanto a persone di questo genere ti trasferiscono negatività fondamentalmente. Per cui è importante anche in questo caso non lasciarsi prendere dal circuito, aiutare sì, ma poi tenere le distanze e mettere le giuste barriere per evitare di essere vampirizzati. Perché se sei vampirizzato, poi non ce la fai più a, come dire, entri in uno stato negativo senza sapere esattamente perché. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ti ricordo inoltre che a partire dai 20.000 iscritti ci sarà questo nuovo servizio di streaming live per cui potrai. Ci sarà dei corsi di formazione approfonditi in diretta a cui potrai partecipare su temi da te proposti. Il tutto ovviamente è gratuito, ma partirà a partire dai 20.000 iscritti al canale, per cui se non sei ancora iscritto, iscriviti e se vuoi fai iscrivere i tuoi amici. Ciao!